Qualche settimana fa, voi sapete tutti del problema in Birmania, no? Di questa dittatura militare che sta affogando nel sangue il movimento buddista. E avevo mandato un'email a una scrittrice italiana molto addentro nelle problematiche birmane. Ahimè non ho avuto risposta, poi ho saputo che era impegnatissima, non aveva avuto tempo di leggere la mia email. Contemporaneamente ricevo un'email di una nostra associata, che è giovane, ma molto in gamba, gira il mondo, è una freelance doc, è autrice di molte trasmissioni, e nelle mail mi scriveva che era appena arrivata dalla Birmania. E io ho preso la palla al balzo, ho detto: senti Alice, si chiama Alice Troppone qui, perché non vieni a dire qualcosa sulla Birmania, a testimoniare quello che hai visto? Perché lei è capitata in Birmania proprio al tempo della protesta dei monaci buddisti, e poi è subentrata la repressione. Io inviterei Alice qui al tavolo, gli farò qualche domandina, poi se c'è qualcuno che vuole fargli domande, cioè, parleremo, ciao Alice, ben arrivata, e se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, da approfondire, e lei può raccontarti quello che ha visto, quello che ha avuto modo di analizzare. Bene, allora la prima domanda te la faccio io. Quando di ritorno dalla Birmania, tu sei tornata qualche settimana fa, no? Sì, una settimana fa. Sono restata 3 giorni dopo l'inizio. Benissimo, cosa ti è rimasto più impresso? La grande contraddizione che ho trovato in un paese che ho visitato per 2 anni consecutivi. L'anno precedente, all'inizio di questa, tra virgolette, rivoluzione, che per noi è una qualsiasi manifestazione di piazza che avviene in Italia, sono andata in Birmania senza chiedere il visto per i giornalisti, perché questo mi avrebbe causato grossi problemi sul lavoro, grosse limitazioni dal punto di vista di reportage, perché io sono proprio una reporter di viaggio, quindi sono partita con il mio collaboratore, il mio cameraman, con la telecamera, come se fossimo dei semplici turisti. Ci hanno seguito 4 persone come guida, cosa molto strana perché è difficile, tranne in Iran, per quale avevo 4 persone come guida, uguali, 2 erano autisti, 2 erano guide, e ci seguivano punto per punto, non ci lasciavano mai, ci controllavano continuamente. A quel punto abbiamo capito che le persone che erano con noi erano del governo, e lo abbiamo capito soprattutto quando abbiamo chiesto di essere portati nell'altopiano del Shan. È un altopiano bellissimo, solo che è tutto traforato perché, non so se lo sapete, comunque ci sono le miniere dei rubini. Abbiamo trovato molti cinesi perché i rubini sono in mano alla Cina, stessa cosa nel triangolo d'oro che si trova tra Laos e la Thailandia, abbiamo trovato altri cinesi, mentre poi abbiamo scoperto man mano andando avanti le nostre ricerche che tutto ciò che riguarda l'oppio è in mano al governo, ed è per questo che il governo birmano, la dittatura, non lascerà mai quel paese, perché il business dell'oppio è molto forte, non gli conviene assolutamente lasciare il governo. Quindi io mi sono trovata davanti a una Birmania diversa. Decidiamo di andare a girare questo reportage in questo periodo, e io ho un carissimo amico monaco che lui vive a Rangoon, e lui mi ha detto: Alice, non venire perché la situazione è molto tesa, come ti avevo già accennato, da un momento all'altro potrebbe scoppiare la rivoluzione. E naturalmente mi dice così, io ho preso il mio camera, ma non ho preparato tutti i listi e sono andata giù, perché questa della rivoluzione se ne parlava già lo scorso anno. In verità, dopo 2 giorni dal nostro arrivo, io mi sono ritrovata esattamente il 27 settembre a Rangoon, in mezzo alle manifestazioni dei monaci buddisti, che mi hanno completamente sorpreso perché sono scesi in piazza. Io non me lo aspettavo, sinceramente, soprattutto perché, come saprei bene, nella filosofia buddista non bisogna cercare in qualche modo, loro sono contro la violenza, però non bisogna neanche cercare di portare la violenza. Scendere in piazza con una manifestazione vuol dire violenza. In un paese dove c'è una dittatura forte, una dittatura
che non si percepisce, cioè un turista, come diceva prima il signore che è stato in Messico, non si è accorto di determinate situazioni. Molti turisti che vanno in Birmania non si rendono conto che lì c'è la dittatura, che c'è la repressione, una repressione violenta, una repressione molto molto violenta che intacca la vita privata di ogni singolo cittadino. Loro sono controllati, addirittura le loro telefonate per i cellulari sono controllate. Quindi, però il turista che va in Birmania non si rende minimamente conto, perché non ci sono posti di blocco, non ci sono armi, non vedi uomini armati per la strada. Forse se ne vedono più in India, nel Kashmir, ma in Birmania no, anzi, tutti dicono: ma com'è possibile che c'è questa situazione? Invece è così, c'è una dittatura violenta, una dittatura repressiva, una dittatura che in questo momento ha drogato tutta l'informazione, perché i telegiornali stanno dicendo che il governo, che i militari fanno bene a scendere in piazza e a punire chi? Gente pacifista che sta manifestando per la propria libertà. Questo è quello che sta succedendo. Quindi mi parto di aver capito che i monaci sono scesi in piazza proprio per la questione dei diritti umani, per poter manifestare e soprattutto per rendere meno oppressivo questo regime. Mi pare di aver letto nei giornali che addirittura il petrolio e la benzina è aumentata di 5 volte, insomma, il popolo è allo stremo. E sono curioso di sapere cosa ti ha detto anche questo tuo amico monaco buddista sulla situazione. Lui, come ti avevo già detto, lui già mi aveva accennato. Quando sono andata giù la prima volta, lui diciamo che è un po' il mio punto di riferimento in Birmania, è un carissimo amico, e ogni volta che vado giù lo porto con me, perché lui mi fa un po' da guida, poi è una persona straordinaria, una persona positiva, buona, già questo cambia, capito? I monaci sono persone così, non sono persone violente, non sono persone, quindi è questo. E lui mi aveva già accennato a questa situazione. Quello che io gli ho chiesto è: perché voi siete scesi in piazza? Perché? Chi c'è dietro? E lui mi ha detto: in che senso, Alice? In che senso? Gli ho detto: perché voi, così pacifisti, che cosa vi ha spinto? E lui non mi ha saputo rispondere. Questa è una cosa che mi ha colpito, perché io gli ho fatto una domanda determinante. Chi c'è dietro di voi? Perché io me lo sono chiesta. Forse hai sbagliato. Il tuo lavoro. Lui non mi ha saputo rispondere. Mi ha detto soltanto che ci sono loro stessi, che non ne potevano più. Perché come saprete, anche leggendo insomma i giornali o anche i libri, la storia, è vero, c'è libertà di religione, ci sono le gobe, quindi dove i monaci possono stare, però c'è un limite anche alla cultura dei monaci. Non possono esserci tot monaci in un determinato tempio, e se per caso si fa fuori a queste regole, i monaci vengono uccisi e trucidati. Sì. Bene, io mi fermerei qui, stimolerei un po' il dibattito, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Alice appunto è fresca di viaggio, diciamo, è abbastanza esauriente, io credo possa essere esauriente nelle risposte. La parola a Tiziana, no? Tiziana, ti passo. Tiziana Russo. Sono scrittrice e il mio interesse per la Birmania nasce da un interesse per il buddismo, soprattutto, che da tanti anni seguo e così via. E in realtà anch'io questa domanda, cosa c'è dietro, che c'è dietro, appena ho visto queste cose mi è venuta al cuore. Tra l'altro io un paio di anni fa ho pubblicato un lungo articolo su una rivista Buddismo e Società dedicato a Aung San Suu Kyi. E mi sembrava, da come lo percepivo allora, che effettivamente fossero casi isolati, cioè come se la popolazione fosse amorfa, e poi c'era questa grande figura, leader, figlia appunto del padre della patria, per cui insomma con un'educazione particolare. Quando ho visto adesso i monaci, appunto, mi sono detta questi sono stati spinti da un loro bisogno etico interiore, così. In realtà la risposta l'ho poi trovata in un libro che ho letto proprio in questi giorni, che è il libro di Cecilia Brighi, non so se lo conosci, insomma, questa attivista sia in politica, sì, sì, che il pavone in generale per Baldini e Castoldi. E mi è piaciuto moltissimo perché esattamente dice cosa c'è dietro,
Cioè che nonostante la nostra percezione appunto dei monaci, che è un bel momento che la mattina scendono in piazza, c'è una fittissima rete, un fittissimo lavoro sotterraneo, perché solo sotterraneo può essere, di appunto sindacalisti, lì il sindacato è clandestino, non è permesso, che su Stup, che poi ha sede in Thailandia, lavoratori, e in questo libro si racconta una storia incredibile che io non potevo nemmeno immaginare, di lavori forzati, per cui appunto poi tutte le infrastrutture anche che diciamo cioè le multinazionali occidentali hanno ben pascolato in questo, perché naturalmente allora hanno preso gente imprigionata per reati d'opinione e l'hanno messa a fare i lavori forzati gratuitamente, e questo qua le multinazionali lo sapevano, erano lavoratori a costo zero con i cibi ai piedi, insomma cose inenarrabili. Però qualcuno ogni tanto riesce a scappare in Thailandia, così, allora vengono poi presi, si riorganizzano, hanno addirittura delle radio clandestine, televisioni, tutta una rete, donne, studenti, monaci, appunto. E veramente mi sono resa conto che questa uscita così è stata una sorta di piccolo vulcano, però sotto c'è questa rete molto forte, e questo mi ha un pochino riconsolata rispetto alla tristezza della repressione, perché naturalmente insomma è stata una cosa terribile. Mi sono detta ecco, è tutto finito, ma non è vero, perché questa rete, queste centinaia e centinaia di persone che ogni giorno lavorano, hanno una doppia vita, per cui di giorno vanno negli uffici, poi di notte battono a macchina e hanno la radio clandestina nelle case, così, e i siti internet. Allora mi sono detta c'è questa rete, e il nostro dovere appunto di persone che ho come giornalisti, come scrittori, come qualsiasi altro mestiere che noi possiamo fare, di avere, di dare visibilità a questa rete, perché loro non possono, cioè loro per forza di cose devono lavorare in maniera sotterranea, perché appena escono allo scoperto e il loro lavoro è finito, vengono imprigionati, vengono gli viene assolutamente impedito di continuare a lavorare, e quindi per forza il loro lavoro è clandestino. Siamo noi che abbiamo, credo, il dovere etico e anche di civiltà di continuare, cioè di non far spegnere l'interesse dei media, di continuare a dare visibilità e voce a questo. E quindi io ho capito moltissimo, andando a fondo anche al di là di quello che hanno detto appunto i mezzi di informazione, che sembrava appunto qualcosa accaduto dal cielo, ma non è vero, è insomma, e già c'erano stati altri episodi. Ora io mi chiedo, non sono mai stata nel paese, cioè mi chiedo se è possibile, come dire, entrare in, cioè se a te per esempio che sei stata giù è successo di poter entrare in contatto con queste clandestine, diciamo, di resistenti, io uso la parola resistenza, che per noi è una parola gloriosa, perché di questo si tratta, e poter, come dire, prendere i loro materiali che non possono nemmeno far pubblicare, eccetera, e farli uscire fuori, insomma, se hai avuto qualche testimonianza. Io ho avuto testimonianze, ma ho avuto enormi problemi nello stare nel paese, per questo io dopo 2 giorni sono andata via, e non credo che potrò più entrare in Birmania per molti anni, visto che sono stata espulsa. Il 27 settembre, come saprei, è stato ucciso un fotoreporter che non stava facendo tanto che il suo lavoro, nel senso che noi ci siamo ritrovati, meno, questo è quello che è successo a me, io stavo facendo un reportage di viaggio e mi sono ritrovata nel bel mezzo di una rivoluzione. Da giornalista uno prende la telecamera e si lancia soprattutto perché queste scene incredibili di questi monaci, tutta la gente in piazza, una cosa che ha sorpreso tutti. Io, come ti ho detto, ho avuto difficoltà, infatti sono venuta via, ho parlato con delle persone, i quali ecco, mi hanno detto che l'unico modo che avevano per comunicare era attraverso il cellulare. Cellulari controllati, però era l'unico modo per mettersi in contatto tra di loro. Tu pensa che l'ultimo giorno noi eravamo alla ricerca di un taxi e nessun tassista nella città ci ha fatto salire a bordo perché eravamo stranieri. E quindi era pericoloso. Alla fine abbiamo affittato una macchina con la pista per fuggire, perché comunque c'è stata veramente una caccia ai giornalisti. Quello che si è detto della caccia ai giornalisti purtroppo è stata vera, nel senso che ad un certo punto loro hanno iniziato a correre dietro a tutti, ed è per questo che io ho un timbro di espulsione sul passaporto, perché ero una giornalista e lo hanno scoperto, perché nel momento in cui mi hanno messo con un camera a girare per la città, quello non potevo essere altro.
Quindi non hanno provato, diciamo, questi resistenti a contattarvi, a darvi dei materiali, no, assolutamente, delle testimonianze da poter diffondere? No. Io so che ci hanno inviato molto molto bravo, ora non mi ricordo il nome di questo reporter, ed è bravissimo, lui è tornato anche lui da poco e anche lui è riuscito a mettersi proprio in contatto con queste persone, perché le persone hanno paura perché la situazione è veramente, a me è sembrato di vivere una dittatura del Novecento, mi è sembrato sempre le condizioni, le strade con il filo spinato, i militari che camminano in fila per la città, delle situazioni che mi hanno messo in grossa difficoltà. Quando io sono andata via dalla Birmania e sono arrivata a Bangkok, perché sono andata in Thailandia e mi tornare a Roma, io ho tirato un respiro veramente di sollievo, perché mi sono ritrovata in una situazione cupa, stretta, non potevo parlare con nessuno, non si poteva quasi respirare. Questo è un... Io ho vissuto solo 2 giorni, quello che penso veramente è chi vive in queste condizioni, chi è lì. Benissimo, altre domande? L'avvocato Canepa. Io proprio a luglio sono stato in Cambogia e nel Laos e vedevo infatti qui quell'arancione vicino al tuo posto. Sì. Mi ha colpito molto il rapporto che c'è tra i monaci e la popolazione, dove i monaci, uscendo la mattina molto presto, si incamminano anche loro in file e vanno a fare la questua. E quello che mi ha colpito è che queste popolazioni danno a questi monaci un po' di tutto, latte, uova, generi alimentari, soldi li danno nei templi magari. E mi ha molto colpito questa cosa. Allora ti volevo chiedere, tu che hai anche dicevi conosci il monaco e sei stata anche l'anno scorso in Birmania, che rapporto c'è in Birmania invece tra la popolazione e questi monaci che mi sono sembrati un numero enorme? È la stessa cosa, infatti in questi giorni gli unici che si vedono, le proprie persone che si vedono per la strada, questo poi sono le notizie che arrivano dal mio amico che è ancora giù, mi ha detto gli unici che veramente escono sono i bambini piccolini, che vanno in cerca di cibo, di limosina, perché i monaci in qualche modo devono sopravvivere. I monaci sopravvivono grazie alla popolazione. C'è un rapporto bellissimo, lo stesso rapporto che tu hai visto lì, lo stesso rapporto che io ho visto in India, all'Esu, in Himalaya, lo stesso rapporto che ho ritrovato in Thailandia, lo stesso rapporto che ho ritrovato anche in Tibet, dove sono veramente in pochi. C'è questo rapporto stupendo tra la popolazione e il monaco. Come se facesse parte della famiglia, è tutta una grande famiglia, quindi si aiutano. Altro? Domande? Vabbè, grande applauso alla nostra all'investitore, grazie a tutti. Bene.